a mio avviso, in una lettura che non è soltanto dell'ambiente come natura, ma è l'ambiente come comunità in cui si vive, in cui si lavora, in cui si opera. Ebbene, la logica delle multinazionali mi sembra che sia una logica che dice io sposto, no? Lavoro sulla mobilità del lavoro, lavoro sulla mobilità del capitale, e voi lavoratori, se non siete in condizione di muovervi all'interno di un contesto, come se questo contesto non avesse nulla a che fare con i luoghi di vita, con l'ambiente in cui si vive, ebbene pazienza. Ecco, io penso che questa cosa sia una logica che distrugge l'ambiente, non soltanto la dimensione naturale, ma in una dimensione ambientale più ampia, che è quella della comunità in cui si vive. Ecco, vorrei capire come nella vostra esperienza e nelle battaglie che state realizzando in queste settimane, questa risposta immediata e questa risposta invece di prospettiva si tengono. Intanto buonasera. Io ritengo che davvero... Davvero sentire Eddy è una scuola, e quindi ringrazio anche per essere qui. Ma io sono Paola, lavoro per la multinazionale Vertus da 26 anni e da 26 anni faccio la battaglia contro il potere della multinazionale e contro quelli che sono i profitti a tutti i costi che le multinazionali, e non solo dove lavoro io, tentano di avere. Sono dei percorsi purtroppo denunciati dalla sinistra, ma mai presi davvero in considerazione, cominciati davvero tanti anni fa, le aste internazionali, vuol dire la competizione tra paesi, la competizione tra stabilimenti e la competizione tra lavoratori. Adesso, come abbiamo appena detto, tocca a noi essere l'ultimo paese dell'ovest Europa, l'ultimo paese a rischiare la chiusura di stabilimenti, a rischiare il posto di lavoro, a rischiare di restare a casa, proprio perché la multinazionale vuole portare la sua produzione verso l'est, e quindi da qui l'attenzione. Io penso che sia davvero importante il contenuto delle proposte della lista SIGA, proprio perché i primi due punti sono il lavoro e l'ambiente, che anche noi riteniamo siano assolutamente da tenere uniti, devono rimanere uniti, devono far parte della nostra cultura, cosa che purtroppo in questo momento manca. Si punta soprattutto a mantenere il lavoro, si punta meno a salvaguardare l'ambiente, soprattutto quando si sta all'interno di stabilimenti, quando si sta in fabbrica, non solo chi le gestisce le fabbriche, quindi non solo le multinazionali, ma purtroppo questa attenzione anche da parte dei lavoratori a volte manca, proprio perché la paura fa fare scelte diverse. E noi siamo già al 55° giorno di presidio. Voi sapete che a ottobre la multinazionale ha fatto delle richieste assolutamente non accettabili, come la chiusura dello stabilimento di Pordenone, che fa lavatrici, il ridimensionamento dello stabilimento di Susegana, che fa frigoriferi, la riduzione di diritti che sono già acquisiti all'interno dei stabilimenti, come le pause, la mensa, una riduzione importante anche di diritti sindacali come sono le pause. Voi sapete che le pause sono un segno di democrazia, è l'unico momento in cui i lavoratori possono discutere tra di loro e con noi sulle questioni fondamentali dell'azienda, quindi delle privazioni importanti l'azienda voleva portare a casa, e questo è il nostro punto di forza, la nostra unione, la nostra lotta, il nostro coraggio, e quindi il presidio permanente che stiamo facendo ormai da 55 giorni ha fatto tornare indietro dalle proprie scelte della multinazionale. Siamo molto lontani dalla soluzione, però diciamo che i primi segnali li abbiamo già avuti. Io trovo importante questo sistema di lotta, prima di tutto l'aver reagito. Noi siamo abituati, purtroppo una cosa che questa che denunciamo da molto tempo, è un problema secondo noi anche del sindacato, siamo abituati a risolvere
problema. Quindi questo salto di qualità anche nella lotta, 150 ore di sciopero più il presidio permanente, che vuol dire dormire davanti alla portineria, vuol dire vivere davanti alla portineria, vuol dire portare la propria vita davanti alla portineria, ha cambiato i rapporti di forza verso l'azienda, anche verso chi ci sta attorno, quindi verso i cittadini, verso le altre fabbriche. Devo dire che la cosa positiva è la solidarietà che noi stiamo ricevendo da tutto il paese, dai cittadini, dai sindaci, da molti stabilimenti, anche stabilimenti che non hanno nessun problema di crisi. E stiamo anche dando solidarietà a quelle fabbriche che non riescono da sole a farsi sentire. Mi viene sempre in mente il compagno della Vitec, fabbrica chiusa, stabilimento chiuso, multinazionale svedese, delocalizzato. Mi vengono in mente le donne della casa di riposo di Este, che sono ancora in presidio, licenziate perché è stato privatizzato il servizio in una casa di riposo. Quindi una rete di solidarietà, di sostegno che da veramente molti anni non si vedeva. Quindi un percorso importante, che stiamo rispettando quello che c'è attorno a noi, e si può anche lavorare riducendo il costo del lavoro, rispettando l'ambiente e quindi facendo sia quello che le aziende chiedono, con un piccolo sforzo, sia anche quello che noi chiediamo, quindi un rispetto dell'ambiente. Noi adesso abbiamo una trattativa domani che riguarda solamente l'ammortizzatore sociale, abbiamo un importante incontro a livello governativo l'8 di aprile, e in quella sede, punti già comunque anticipati, in quella sede noi porteremo avanti le nostre proposte. Ad esempio, l'azienda denuncia a gran voce il costo del lavoro, il costo dell'energia. Noi ad esempio abbiamo fatto uno studio con i limiti che noi abbiamo, però se la regione, se i fondi europei, se il governo potessero anche prendere in considerazione questa cosa, noi abbiamo fatto una proposta del tipo: mettiamo i pannelli solari, tentiamo di organizzare, di fare una centrale per la produzione di energia pulita. Noi abbiamo gli stabilimenti che sono enormi, non abbiamo mai visto un pannello solare, abbiamo delle caldaie che sono vecchie come la fabbrica, anni 50, quindi sono proposte sostenibili, sono proposte che con un investimento che può essere anche fatto non solo dall'azienda, possono sia andare incontro alla riduzione del costo dell'energia, il rispetto dell'ambiente perché sarà di energia pulita, investimenti e guadagni anche per i lavoratori che magari ci possono mettere del loro, quindi situazioni che possono risolvere anche il problema energetico. Io sto tornando da un viaggio che ho fatto oggi a Forlì, ho visitato dall'esterno chiaramente delle fabbriche perché ho voluto parlare con i lavoratori che uscivano e entravano. Sto parlando di fabbriche grandissime, sto parlando di migliaia di lavoratori, l'Electrolux di Forlì, la Marcegaglia, la Bonfiglioli, tutte fabbriche che sono costruite come molti anni fa, non hanno un pannello solare, non hanno una situazione di produzione energetica pulita. Quindi io dico, qua manca davvero la cultura per andare verso questo obiettivo. E sono cose che vanno tutte semi le vedi. Quindi io dico, se noi riusciamo a organizzare, a mettere delle regole, a imporre anche alle aziende un passo di questo tipo, un passo verso la produzione di energia pulita o di uso dell'energia pulita, potrebbe essere davvero un incontro tra il lavoro e l'ambiente. L'altra cosa che noi abbiamo, e questo è davvero da molto tempo che stiamo sostenendo, è il famoso elettrodomestico a chilometro zero. Noi stiamo già producendo, questo perché l'investimento l'ha fatto l'azienda, una nuova versione del frigorifero, si chiama Cairo, il nome non è che porta proprio bene, però insomma si chiama così, e che come obiettivo questo è un nuovo prodotto che ha una riduzione di consumo energetico. Questo già un po' aiuta. Quello che noi stiamo proponendo da molto tempo, ma sia per caratterizzare il prodotto e quindi per aiutare il nostro lavoro, il nostro futuro, ma sia anche per salvaguardare l'ambiente, è l'elettrodomestico chilometro zero. Perché noi non riusciamo a produrre l'elettrodomestico e i suoi componenti all'interno del
sia meno trasporto di merci, meno consumo di carburante, meno trasporto su gomma, in modo da avere sia un prodotto che ha delle caratteristiche particolari, anche qualitative, sia da avere anche un rispetto dell'ambiente senza andare a comprare componenti in Cina, farli arrivare qua e poi magari comprare altre cose da altre parti del mondo e fare tutto un giro di componenti di prodotto finito che davvero non serve a niente. In questo momento noi abbiamo un trasporto su gomma di componenti e di prodotto finito che è spaventoso, stiamo parlando di quasi un centinaio di camion al giorno che entrano ed escono dal nostro stabilimento, contanto che ci sono vari magazzini anche all'interno del Veneto che smistano la merce, quindi una situazione pesante che potrebbe essere risolta anche con una caratteristica di questo tipo, contanto che un frigorifero, un elettromesso a chilometro zero vuol dire far rivivere anche tutte quelle piccole aziende che purtroppo hanno chiuso o hanno ridimensionato le proprie capacità lavorative proprio perché i componenti comprati all'estero, in Cina, in Turchia, eccetera, costano meno e hanno fatto in modo purtroppo la chiusura di questi stabilimenti che lavoravano per noi. Quindi secondo noi le proposte ci sono, non abbiamo la cultura, non abbiamo il pensiero di ascoltare anche in più, non siamo abituati neanche a fare la battaglia in più che serve per guadagnare una situazione diversa. È un problema che ha la politica, perché non si è mai interessata di questi temi, è un problema che ha il sindacato, perché si ferma nella situazione più semplice. E noi abbiamo la fortuna di essere organizzati all'interno del nostro stabilimento, abbiamo la fortuna di avere questa spinta che ci fa lottare, che ci fa resistere, che ci fa anche usare nelle proposte, e quindi secondo noi sono cose che possono essere positive sia per l'ambiente, proposte che possono essere positive sia per l'ambiente, sia che possono garantire un futuro a noi che abbiamo bisogno di lavorare. Io ricordo sempre che se non si lavora non si guadagna, se non si spende non gira l'economia, quindi è un circolo assolutamente che deve rimanere in piedi, il lavoro deve rimanere, i salari devono essere e essere anche in grado di garantire una vita dignitosa per chi lavora e devono continuare a far girare quello che è il mondo economico dato dai consumi. Grazie. Io credo che dopo tutti i miei interventi valerebbe la pena provare a reagire, cioè a sentire cosa ne pensate anche di questo tipo di problematica. Io faccio solo una considerazione prima di lasciarvi la parola. Mi pare evidente che dalle cose che ci ha raccontato adesso Paola, l'Europa non esiste. Cioè un'Europa che sostanzialmente non è in grado di intervenire su come si distribuisce la ricchezza tra il lavoro e il capitale, e in cui dice tu Italia paga una quota dei profitti alla Electrolux, perché questo è poi pagare gli ammortizzatori sociali, e integrare con risorse pubbliche profitti dell'impresa, e dall'altra parte c'è una perdita secca, perché il costo del lavoro significa meno reddito di lavoro in Polonia, no? Perché oggettivamente la logica è quella a ribasso, poi magari un giorno dalla Polonia andiamo in Romania, poi dalla Romania andiamo in Sri Lanka e poi in questa logica un'Europa politica evidentemente non esiste, perché un'Europa che non è capace di regolare sostanzialmente le regole fondamentali del rapporto fra lavoro e capitale è un'Europa inesistente politicamente. Ecco, io penso che questo sia un tema che voglio dire dovrebbe essere forte dal punto di vista del modo in cui si affrontano questi temi, e che soltanto probabilmente con la logica europea è possibile dare risposte che siano credibili, altrimenti le logiche del continuare in qualche modo a subentrare dal punto di vista di finanza pubblica a finanziare finanza privata portano semplicemente a un letterale sgretolamento del modello sociale. Vorrei lasciarvi la parola, perché penso che sia l'intervento di produrre profitti e distruggere l'ambiente e stare in una posizione di pre-
considerazioni. Allora, vabbè, innanzitutto ovviamente sono d'accordo sul fatto che serve un'alleanza stretta tra ambiente e lavoro, da cui poi discende un certo elemento che è quello della salute per tutti gli esseri viventi e per il pianeta. E, allora, uno di questi, mentre loro parlavano, mi è venuto in mente il fatto che si debba ridare un valore alle cose. E questo lo si può fare solo internalizzando i costi ambientali. Io sto seguendo ultimamente movimenti per l'agricoltura, per la piccola agricoltura contadina, e da qui mi viene quanto, penso a quelle persone che dicono quanto costa, che ne so, un chilo di olio, allora io dico sempre, se costa troppo poco, sotto i 7 euro, vuol dire che lì dietro c'è un sfruttamento del lavoro, oppure un inquinamento ambientale di un prodotto che non è fatto bene. Questa era la prima considerazione. La seconda, volevo ricordare un'esperienza che era stata fatta qualche anno fa da una grande azienda, Almaviva, dove un'azienda di oltre circa 20.000 lavoratori, che avevano fatto una proposta alla propria azienda nel momento in cui c'era stato il rischio del taglio della produttività, avevano proposto all'azienda di iniziare un percorso per appunto attuare all'interno dell'azienda tutta una serie di iniziative per il risparmio energetico, il risparmio dell'acqua e cose di questo tipo. L'azienda ha accolto la proposta dei lavoratori, il risultato è che l'azienda appunto si è dotata di un marchio green e dopo qualche anno metà dei lavoratori sono andati a finire comunque in cassa integrazione. Quindi bisogna anche un po' stare attenti che appunto la green economy è sempre dentro l'angolo. E la terza considerazione invece riguarda quello che ha detto Eddie, lui a un certo punto ha detto chi è che stabilisce i fini per i quali il lavoro può essere impiegato? E diceva, secondo lui, la politica, l'espressione della società, è quella che deve stabilire i fini. Io qua non lo so, qualche dubbio, perché mi dicono, ma se il lavoro è libera espressione di sé ed è il mezzo attraverso il quale una persona si realizza, mi viene da dire che il fine non può essere scelto né dalle persone stesse. Io faccio una domanda che penso che è un po' scomoda, però mi sembra da fatta. Tutte queste considerazioni, come si sposano con il fatto che all'interno del per ricreare il sistema
sul lavoro in sé, io non so se sia utile parlare del lavoro, anche se io sono forse l'ultimo marxista in vita a modo. E direi che è molto, ma molto più utile riprendere il tema della coscienza operaria, come dice molto bene il professore. Perché la coscienza di era quella che dava la fabbrica, anche meglio forse, l'intelligenza di allora. Ma la coscienza operaria era non produzione, era produttività. Siamo in grado di offrire ancora produttività? Grazie. Questo è il cellulare. Non è il mio. L'altra sera in una trasmissione è stato un grande produttore di low cost per tantissimo tempo. Noi facevamo le scarpe per i tedeschi a pochi soldi, facevamo l'elettrodomestico, facevamo la 500, l'Italia ha sempre avuto questo low cost. Questo low cost non lo possiamo più fare, ci dicono che non lo possiamo più fare. Quindi insomma, questo dovrebbe essere uno sforzo che noi dobbiamo fare per cercare di trovare delle soluzioni come quelle che dicevate voi, insomma, qualcosa che è in più nel prodotto e qualcosa che ha a che fare anche con quello che diceva adesso. Cioè, questo signore qui ce l'hai, dice, i miei non sono operai, sono le persone con le quali io lavoro, l'anno scorso ha distribuito 6.000 euro in più perché partecipano, insomma, in qualche maniera alla produzione, partecipano anche ai profitti di questa produzione. Cioè questa cosa, questo signor Magnanimo ce l'ha spiegato, l'ha detto in una trasmissione, è stato poi ripreso da Iacona, dove è andato a capire che cosa consisteva questa cosa. Questo nuovo modello di produzione veniva messo un po' in confronto anche con il modello di produzione alla Benetton, che invece ha delocalizzato tutto in Bangladesh, facendo produzione e abbassando sempre di più il costo del lavoro, finché insomma fa lavorare la gente che a costi zero. Per cui sono due modelli di produzione che in Italia da qualche parte hanno avuto uno sviluppo e hanno avuto un successo. Un'altra Europa, all'interno del movimento ci sono varie anime, e vari candidati. Io trovo che chi ha scelto i candidati abbia fatto davvero un buon lavoro, perché sono tutti candidati che hanno una storia reale, delle lotte reali, delle esperienze reali alle spalle. Quindi chi ha costruito la lista, i candidati che sono all'interno di questa lista, sono tutte persone che rappresentano battaglie reali, quindi non parolieri, non politici vecchia data, ma sono tutte persone che portano con sé un'esperienza di una lotta, di una battaglia che spesso ha portato anche dei risultati importanti, quindi esperienze vere. Il fatto che ci sia all'interno SERD io non lo ritengo un problema, nel senso che noi abbiamo bisogno di avere una sinistra rappresentata, abbiamo bisogno di metterci insieme, perché divisi purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni non andiamo da nessuna parte. Quindi l'importanza anche di questa lista è proprio di aver riunito tutta una serie di esperienze politiche che negli anni si erano un po' allontanate. E le anime sono diverse, è vero, bisogna tentare di unire le anime negli obiettivi comuni. Ci saranno degli scontri, ci saranno delle discussioni, ci saranno delle posizioni diverse, però se noi ci concentriamo soprattutto sui problemi fondamentali che in questo momento ci sono in Italia e in Europa, magari si riesce a superare anche delle cose che in questo momento sembrano che ci possano dividere. Quindi l'importante è una cosa che penso io da molto tempo, io milito nella sinistra da molti anni, non sono più iscritta proprio perché le divisioni della sinistra hanno fatto mancare a noi rappresentanze serie, perché non avevamo i numeri, perché non siamo mai arrivati ad avere una rappresentanza. Questa è una possibilità importante, ci siamo messi insieme a trasferire una preoccupazione anche sul
se non si riescono a mettere delle regole, in Italia, in Europa, ci sono delle proposte diverse sulla delocalizzazione anche in regione, non si riesce a portarle avanti. Quindi o noi riusciamo, proprio per la forza che possiamo avere con questa nuova lista, non riusciamo a mettere delle regole contro la delocalizzazione, contro la chiusura di stabilimenti. A me ad esempio viene sempre in mente perché non riusciamo a fare una sorta di statuto dei lavoratori a livello europeo, in modo che ci siano dei diritti che tutti possono avere estesi in tutta Europa. Perché non si può avere un contratto collettivo europeo in cui ci sono i salari che sono uguali per tutti, i diritti uguali per tutti? Se noi riusciamo a unificare i diritti... Allora, questa decisione tragica della direttiva Bolkestein, che ha sostanzialmente legittimato e prodotto quello che sta oggi accadendo in Europa. E probabilmente la vostra condizione di fragilità e di ricatto nasce in buona parte da quella direttiva europea. Allora, il Parlamento europeo, che per esempio con i rapporti di forza cambiati riuscisse a mettere in discussione quella direttiva, sarebbe un obiettivo concreto e immediato. La seconda cosa invece era, io penso, Daniele, te lo dico con molta sincerità, quella leggenda metropolitana, quella della nicchia, dell'alto di gamma, eccetera. Primo perché quel tipo di nicchia, che per esempio è il mondo della moda, eccetera, puntualmente se la stanno vendendo tutta, quindi voglio dire, c'è uno shopping incredibile, e Cucinelli rischia di dimenticarsi rapidamente il borgo medievale e di se arriva lì con una, diciamo con un certo tipo di valuation, come si dice, dell'azienda, a vendere e fa dell'altro e magari si mette poi a far finanza. Quindi il vero problema è come si ricostruisce un governo dell'economia e della produzione. Allora, diceva Franco che prima il tema della produttività è riprendersi in mano le strategie aziendali, questo è il problema. E lì però si apre una questione su cui voglio dire, mi sembra di essere veramente, io ho 53 anni, mi sembra di essere, non so, un ottuagenario quando penso che il tema della cogestione è un grande tema della discussione in Europa a partire dalla Germania ed è completamente scomparso dall'agenda non soltanto politica. Allora, probabilmente su questo bisogna riaprire una partita, perché non è il problema del posizionamento imprenditoriale. Il posizionamento imprenditoriale è una bufala, è una leggenda raccontata ad uso di idioti sostanzialmente dal solito attivatore. E qui io penso che bisogna cominciare seriamente a dire che o si riapre il tema della politica industriale, della politica economica e della governance, della proprietà delle aziende. Su questo bisogna ragionare. Allora, invece dei ammortizzatori sociali, perché il governo Renzi non comincia a dire chiediamo l'entrata del capitale anche con piccole quote di controllo? Perché questo è il problema. E forse sul tema della finanza popolare senza sognare si potrebbe fare molto. Però lascio la parola a voi. Io vorrei prendere il tema delle divisioni. Non parlo delle divisioni, anzi la divisione, ma parlo delle divisioni che ci sono all'interno della sinistra, chi mi piace, chi non mi piace, attorno a me e così via. E voglio dire che io ho due immagini. La prima è, cioè quando si fanno questi discorsi, mi vengono in mente due cose. La prima che il giornale che il fondatore del partito a cui appartenevo fondò in un periodo dopo una scissione è l'Unità. La seconda immagine che mi viene in mente è quella del significato del saluto tradizionale della sinistra, che è il pugno chiuso, che io ho sempre interpretato, devo dire, nella mia ingenuità, ma non credo tanto, forse nella mia ingenua malizia, non come il segno della minaccia, come il pensiero corrente lo ha fatto immaginare a tante persone, ma come l'unità. E uno dei drammi che noi viviamo è che una volta l'unità aveva la sua sorgente sociale nella fabbrica. E
c'era una classe che rappresentava l'unità, e poi sono diventate più classi, no? Se so della CGL, no? Dall'operaio, e di Giuseppe Vittorio era il bracciantato, ma insomma era una classe anche quella, c'era l'unità di classe. Adesso il vecchio, non tanto il vecchio concetto di classe, quanto la sorgente dell'unità, la fabbrica, non è stata sostituita, non si è trovata, non si è inventata, non si è scoperta, non abbiamo avuto un nuovo Marx che abbia individuato la sorgente sociale di una possibile unità. E allora dobbiamo sforzarci di utilizzare le possibili unità che riusciamo a costruire e che riusciamo e che dobbiamo riuscire a costruire sia pure con fatica, ma se non riusciamo a costruirle vuol dire che siamo falliti in partenza, che non c'è che la disperazione. Io alla disperazione sono ancora troppo giovane per scegliere. E allora però mi pongo subito qualche problema a proposito della globalizzazione. Perché il capitale si è globalizzato e il lavoro no? Perché il sindacato è rimasto chiuso in ogni paese? Perché l'internazionalismo è scomparso come dimensione generale della politica? Sono rimasti generosi sforzi di globalismo da parte dei forum sociali, delle iniziative, dei movimenti che esprimono il disagio provocato dal neocapitalismo. Ma altre forme di internazionalismo non si vedono in giro, e perciò credo che l'esperienza europea della lista Tsipras sia una scommessa da giocare, cioè anche per questo penso che sia una scommessa da giocare. Ecco, Iliada poneva un problema secondo me interessante, e cioè la finalità dell'impiego del lavoro deve essere individuata dalla politica o dalle persone, però pone un problema che io definirei di secondo periodo, cioè io distinguevo la necessità di distinguere, ponevo la necessità di distinguere, anche se cercando di tenerli uniti, un ragionamento di prospettiva, che nella mia testa è costruire, inventare, praticare, realizzare un sistema economico diverso da quello capitalistico, dalla prospettiva immediata. È certo che dovremo avere una società in cui meccanismi diversi da quelli attuali consentano di sfruttare la capacità di lavoro e la disponibilità al lavoro delle persone che hanno diverse esigenze, diverse capacità di partecipare al lavoro. Però secondo me, per esempio, la produzione artistica, la produzione di beni diversi da quelli che conosciamo, dalle merci, non è qualcosa che può essere, la produzione non è qualcosa che può essere fuori dall'economia, ci vuole un'economia che comprenda che sia basata sui valori d'uso, quindi anche sulla produzione di valori d'uso diversi da quelli che noi immaginiamo oggi. E dobbiamo però cominciare dall'immediato, e cominciare dall'immediato significa per prima cosa evitare, rompere, dare un'alternativa all'attuale condizione di rapporto tra politica e economia, che vede la politica schiava dell'economia. La politica deve ritrovare la sua dimensione. Quando parlo di politica non parlo di politica dei partiti. Non mi interessano i partiti attuali, da molti anni non sono più iscritto a nessun partito. Credo che la politica però sia quella cosa che diceva Don Milani, cioè
l'individuazione comune di un problema comune e la volontà e la disponibilità a mettersi insieme per risolvere insieme quel problema che da soli non riusciamo a risolvere. Mi pare che i problemi che sono sul tappeto siano problemi che non si possono non affrontare e non risolvere insieme. E allora a me sembra che proprio sulla questione della finalità della produzione, sulla finalità dell'economia, noi abbiamo nella nostra storia non tanto lontana almeno un paio di esempi che ci testimoniano come sia possibile, come dire, avere un'economia i cui fini siano stabiliti dalla politica. Mi riferisco in primo luogo a quell'esperienza che è in qualche modo citata nel programma, nei 10 punti di Tsipras, e cioè il New Deal. E cosa è stato il New Deal? Il New Deal è stato il tentativo dell'anno Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, nel 1932, mi pare, di risolvere la grave crisi dell'occupazione e dell'economia nel suo complesso nell'ambito di una politica keynesiana, inventando, cioè facendo diventare economicamente rilevanti alcune finalità della produzione, diciamo alcuni consumi che hanno acquistato priorità e che sono stati ampiamente finanziati. La riorganizzazione della valle del Tennessee, lo sviluppo dell'agricoltura che era completamente degradata, i grandi progetti di rimodellamento del terreno e di riutilizzazione delle acque, sono stati un programma di lungo periodo che poi è stato, poi dalla crisi in realtà non si è usciti con il New Deal di Roosevelt, ma si è usciti con la guerra. Però se ci riflettete, anche la fatalità sul versante demoniaco e non su quello angelico, anche là è stata una domanda pubblica, una domanda politica che ha creato perversa e negativa. Tra parentesi dico qua che mi sembra che un elemento che bisogna recuperare è quello del pacifismo, anche perché secondo me se noi vogliamo fare un nuovo New Deal, se noi vogliamo oggi, e questa mi sembra che sia una delle possibilità di uscita dalla crisi, almeno io qua su questo punto sono perfettamente d'accordo con le cose che hanno scritto e detto Luciano Gallino, Guido Viale, Piero Bevilacqua e tanti altri amici e compagni della necessità di investire risorse in un vasto programma di cose che oggi riteniamo socialmente più rilevanti degli altri, che sono la bonifica dei terreni, che sono la sistemazione dei terreni, che sono un nuovo sistema di trasporti, che sono una serie di cose di cui grondano i giornali e almeno il mio sito di elenchi. Ecco, il problema è dove trovare. Ecco, no, volevo ricordare una seconda esperienza in questo senso. Esperienza purtroppo non attuata, ma voglio ricordare che in un contesto molto diverso da quello del New Deal di Roosevelt, nel contesto dell'Italia del dopoguerra, nel 1949, l'allora segretario della CGIL, Giuseppe Di Vittorio, propose un piano del lavoro basato sostanzialmente sugli stessi contenuti del New Deal di Roosevelt e su una serie di contenuti che se ne andiamo a vedere sono
praticamente rimasti gli stessi di quelli che sono ancora necessari oggi, perché quel piano, quel programma del lavoro non fu accettato dal governo, non fu probabilmente neanche convintamente sostenuto dagli stessi partiti di sinistra, non fu comunque applicato, e l'Italia prese una piega terribilmente diversa che portò l'Italia a rendere ancora più gravi quei problemi che il piano di Vittorio si proponeva di risolvere. Ora ovviamente non siamo in quegli stessi anni, il clima è mutato, le condizioni sono mutate, siamo passati dal capitalismo fordiano al capitalismo opulento, dal capitalismo opulento al finance capitalismo, quindi le carte si sono ribaltate, però secondo me la proposta va ripresa esattamente in quella logica e in quella direzione, e cioè un piano basato sulle esigenze attuali della società italiana e che su questo impieghi il lavoro. Le risorse dove si trovano? Si trovano rinunciando alla difesa, rinunciando alle armi sofisticate, rinunciando al bellicismo che contrasta tra l'altro con l'articolo 11 della nostra Costituzione. E lo so, la ragione è stata demolita, è stata piegata a interessi diversi che quelli oggi sentiamo comuni, però non dimentichiamoci che è stato fatto, cioè non dimentichiamoci, teniamo sempre presente che è stato fatto sulle teste delle persone un lavoro di martellamento e che dalle teste delle persone è che bisogna ricominciare, bisogna ricominciare a far pensare alle persone, bisogna che le persone si rendano conto di quello di cui, quello che è stato loro nascosto per, io dico per decenni, forse per secoli, ma certamente per un tempo lungo, il quale ci pone un lavoro di lunga lena. Io avrei tante altre cose da dire, però ne parliamo magari un'altra volta. Gilberto, l'incontro procede fino alle 8:30, fino a quando abbiamo voglia. Volevo fermare le persone. No, ricollegato a quello che diceva prima, la gestione, secondo me bisogna portare in Europa il tema della finanziarizzazione dell'economia, che credo sia uno dei problemi che stiamo vivendo in questo momento. Cioè, bisognerebbe che ci fosse la possibilità di controllare, diciamo, chiami profitti, ovviamente libero di portarli dove vuole, e quindi non investire, come diceva prima, in azienda per fare investimenti produttivi che magari rendono meno, comunque sono più difficili da gestire, ed è la strada più facile che accettare della finanziarizzazione. Però dobbiamo trovare il sistema di porre dei limiti a questo, altrimenti gli investimenti non si fanno più nell'economia reale, ma vanno soltanto in rendita sui prodotti finanziari e portati. Quindi lo collego al discorso della congestione, nel senso che in Europa si dovrebbe trovare lo strumento per far sì che si possa controllare, mettere un freno a questa finanza, cioè il contributo, diciamo, che il lavoro dà all'economia reale, quindi alle aziende, vada poi reinvestito almeno in buona parte nelle aziende, almeno vada
diciamo, la vertenza da lussi, lo molto per Electrolux. Diciamo che è stato molto interessante punto di vista, cioè per fare in modo che siano i lavoratori stessi che trovano delle soluzioni, cioè bisogna soprattutto nei confronti delle multinazionali bisogna essere più avanti, cioè essere propositivi. Allora vorrei agganciare anche questo all'Europa, nel senso che quando si aprono i famosi tavoli di concertazione al Ministero dello Sviluppo, io credo che ci sia ben un po', Paolo lamentava il fatto che dice ma noi non siamo in grado di trovare soluzioni, di avere per esempio per ridurre il costo dell'energia, che è un tema importante, quasi sempre si parla del costo del lavoro, però non dimentichiamo che la Sardegna è stata desertificata anche per un problema di costo dell'energia. Quindi è un tema su cui, secondo me, la parte europea si potrebbe riuscire a trovare, diciamo, a portare in Europa anche questo tema, cioè allargare le pertenze a livello europeo in modo che si possa, cioè il tavolo di concertazione, soprattutto per quello che riguarda il gruppo nazionale, non lo vedo al Ministero dello Sviluppo Economico italiano, ma lo vedo piuttosto in un ambito europeo. Una parola sul discorso del petrolio per chilometro zero. Allora, la logistica distributiva è quella che è, purtroppo si basa soprattutto sul trasporto su gomma, no? Per poi fare il frigorifero. Ecco, qui sarebbe molto interessante, è una cosa molto difficile da fare, sarebbe molto interessante riuscire a recuperare, quindi questo bisogna farlo allargando un po' le capacità di relazione, diciamo, dell'azienda Electrolux, dei lavoratori Electrolux con soprattutto la università Campi. Sarebbe interessante diciamo riuscire a recuperare quei fornitori o individuali di nuovi che possono fornire la componentistica che serve per questo prodotto. Ma non so se voglio dire altre cose. Quindi è proprio una questione che si entra in tavoli che si lavora, non ci si vede come cittadini, non ci si vede come, non si vede l'ambiente, si vede solamente il lavoro. Bisogna cambiare il modo di pensare, bisogna trasmettere una cultura diversa, chiaramente è compito nostro, però è vero che è così, ci sono due modi di pensare, quello del lavoro e quello dell'ambiente, quello del cittadino e quello del lavoratore. Quando si sta fuori ci si comporta in una certa maniera, all'interno della parte è tutto concesso, probabilmente perché anche chi gestisce, la multinazionale che gestisce lo stabilimento, ha degli obiettivi diversi dai nostri. Per noi l'ambiente è importante, per la multinazionale è importante altro. Quindi non ti mette neanche in condizione di comportarti in maniera diversa. E questo secondo me è un problema culturale che comunque deve essere cambiato, perché quello che produciamo all'interno degli stabilimenti in fatto anche di rifiuti, ma non industriali e non, davvero è impressionante, stiamo sporcando l'intero mondo e non ce ne accorgiamo. Però a casa nostra siamo perfetti, quindi non sono cose impossibili da fare, sono cose che devono essere insegnate, trasferite o comunque spiegate. E sul discorso del chilometro zero è una cosa che si può fare. Io ricordo che prima che arrivasse la multinazionale e Zanussi e
e anche all'inizio mentre era Electrolux produceva qualsiasi cosa che serviva per gli elettrodomestici. Adesso sono state vendute perché non erano più competitive, perché hanno scoperto che comprare il materiale all'estero costa molto meno, però esistono, non si chiamano più Electrolux perché hanno più lussi, ma tutti gli stabilimenti che sono componenti esistono ancora, quindi si possono recuperare i rapporti, si possono anche costruire situazioni favorevoli per questa cosa. È una sfida che comunque bisogna provare a fare, perché le proposte per mantenere il lavoro ci sono, devono essere supportate. Sono fattibili, perché anche noi, prima di fare le proposte, anche noi quando discutiamo con i lavoratori non è che portiamo le idee così, vengono prima verificate, si trova, si vede se sono fattibili, dopodiché si trasferiscono ai lavoratori e poi all'azienda. Sono cose che si possono fare, aiuterebbero noi, aiuterebbero il lavoro meno applicabile perché è più complesso, perché l'Italia si è fondata sulla Fiat e su tutto quello che è le quattro gomme, però ad esempio perché non spostare le merci col treno? E le grandi fabbriche che hanno i treni che entrano e che escono si usano. Abbiamo due treni che partono alla settimana, possiamo farli partire più spesso e magari qualche camion in meno. I camion sono inquinano, sono cose che possono essere sostituite. Il treno inquina molto meno, il treno può funzionare, quindi ci sono delle soluzioni, costano, proviamo a vedere che chi può sostenere questi costi. Dire dello sindacato organizzato a livello europeo, quantomeno, perché se non c'è un sindacato che ha una visione globale, di fronte alla multinazionale possiamo andare sulla parte. E dall'altro la grande differenza è che pensare globale per agire localmente, che l'investimento dovrebbe essere poi fatto nei territori, in senso ampio, nell'ambiente del territorio. E questo significa aprire completamente un'altra partita. Quello che oggi accade, volevo solo aggiungere una cosa che lo dicevo sul piano del lavoro e sul New Deal di Roosevelt, Eddie. Il grande effetto del New Deal fu che spostò il 20% della ricchezza americana dal capitale al lavoro. Poi ci ha pensato Reagan a riprenderselo. Questa è la cosa su cui bisogna probabilmente capire che l'investimento fatto in grandi opere, opere grandi, probabilmente dal punto di vista ambientale, di costruzione dell'ambiente in cui vivere, ha un effetto dal punto di vista della distribuzione del reddito che è democratico, e non è ideologia ma sui dati statistici portati tra l'altro da una bella ricerca fatta da un economista francese che ha ricostruito tutte le serie storiche su questa cosa. Quindi io penso che dobbiamo veramente, hai ragione, studiare molto, perché abbiamo bisogno di sapere, perché altrimenti non si cambia il mondo senza sapere. Grazie. E continuare a imparare. Grazie.